51, due prima, due macchine. Ciao. Questo vino bello e fino. Sempre anche questo. Alla salute della mia famiglia e di chi mi sta vicino. È la storia di una grande famiglia contadina rurale che vive a Matera nei primi anni 60. Mustacchio o segue. E Imma arriva in questa famiglia. E guida lei. E si innamora di questa famiglia perché lei non ha mai avuto una famiglia così. Hai fatto la patente e tutto il resto? Sì, mi piace essere indipendente. Ti piacerebbe abitare in una bella casa in centro a Matera? Muovere. No! Noi pensiamo che i contenuti profondi di questo film siano ancora attuali. E fermati a zio, parliamo un attimo! Lo devi affrontare il dolore. Per dimostrargli ogni volta che tu sei più forte di lui. E la cultura di un'epoca che piano piano è costretta a lasciare il passo al progresso e al cambiamento. Un trattore, qui ci serve un trattore. Questo è l'assegno con l'anticipo. 500.000. Intanto quella a Reggio Emilia, grazie ai trattori, producono il triplo di noi, senza che si spezzano la schiena. Ancora, gustatorio. Io non voglio la pietà di nessuno! La verità è che qui ognuno pensa ai fatti suoi. Esatto. Eppure noi pensiamo ai fatti nostri. Siamo a noi. Mi sa che il tempo della masseria della famiglia che ci ricordiamo è finito. Pinuccio si vede che riesce a riunire la sua famiglia attraverso un suo sogno. Comprare la televisione. Signore e signori, buonasera a tutti voi da Matera. E soprattutto, buona vigilia di Natale del 1962. Chi vi parla è Pinuccio. Vai, vai! L'abbiamo proprio pensata come una favola raccontata da un bambino. Questo film è una piacevole rievocazione nostalgica degli anni 60. Io ci volevo una bella televisione. Così i clienti venivano a vedere Canzonissima e si compravano pure i biglietti della lotteria. Ciao a tutti, ci vediamo su Rai 1 in prima serata con La luce nella masseria. Si riderà, si piangerà, ci si commuoverà, ma soprattutto conoscerete Pinuccio e la sua meravigliosa famiglia Rondinone.